un'azienda che si trova in Valpolicella, che produce vini in questa zona da varie centinaia di anni, infatti io rappresento la sesta generazione. Cosa abbiamo chiesto a questi ragazzi? Abbiamo chiesto di illustrarci quelle che possono essere le nostre potenzialità come azienda nel mondo del web. Quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che i ragazzi ci propongano delle soluzioni intelligenti, innovative, facendo leva su quei valori essenziali che noi abbiamo dato a loro come azienda e riuscendo a farci superare quel limite che noi abbiamo, perché essendo un'azienda molto tradizionale abbiamo ancora o siamo ancora molto legati al modo di comunicare tradizionale. Ciao a tutti, sono Camilla Lunelli e rappresento Ferrari. Le catene Ferrari sono per me innanzitutto una grandissima passione, da tre generazioni ormai la storia della mia famiglia. Se faccio così un po' un passo fuori, posso dirvi che Ferrari è il leader nel metodo classico italiano in Italia, quindi nelle bollicine prodotte con la rifermentazione in bottiglia. Abbiamo dato volutamente un brief molto ampio ai ragazzi perché vogliamo veramente non porre limiti alla loro creatività. Siamo certi che da tutte queste teste giovani e brillanti riusciremo sicuramente ad avere delle idee spumeggianti. Mi chiamo Stevie Kim di Vinitaly International, che è il braccio promozionale di comunicazione, soprattutto all'estero. Il brief che ho dato oggi è soprattutto di trasformare Italia un paese straniero. Allora, qual è il problema? Il problema è in quanto il vino italiano non viene giovato dai giovani, ok? Perché i giovani associano vino uguale vecchio. Allora, l'obiettivo è di rendere il vino uguale giovane, moderno e sexy, che in formato digitale, quindi in un formato mobile o qualsiasi altro strumento di comunicazione.